Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare di una situazione relativa ai talenti della Juventus, perché questo è un video che è dedicato a un giocatore di cui non si parla letteralmente mai. È un giocatore che sinceramente ragazzi non capisco perché non abbia anche lui un po' di spazio, nel senso mi piacerebbe vederlo anche un po' in vista. Ed è un ragazzo che ho visto giocare parecchie volte e quindi ho deciso di affrontare proprio per una questione di proprio di riconoscenza nei confronti anche del talento di questo ragazzo, che è un buon talento, è un buon giocatore e quindi voglio assolutamente presentarvelo. Prima di iscrivervi, ovviamente, prima di iniziare a parlare, vi consiglio ovviamente di iscrivervi al canale, di mettere like al video e di attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. Si chiama Giuseppe Leone, giocatore che ha 19 anni, gioca nella primavera della Juventus ed è un playmaker basso, quindi davanti alla difesa, a centrocampo, tu trovi Giuseppe Leone, che è un giocatore secondo me veramente molto 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 valido. Ma perché? Cioè perché io sto parlando di Giuseppe Leone? Perché per quale motivo io sto presentandovi questo ragazzo? Perché è un ragazzo che, nonostante abbia dimostrato buone doti a livello di talento, viene sempre un po' oscurato dai compagni di squadra quando si fanno grandi partite. Mi sono reso conto di questa cosa qualche tempo fa. Nel calcio non esiste solamente il fuoriclasse assoluto che sta davanti alla porta e segna. Quando la Juve vince non è solo merito di Ronaldo, non è solo merito di Higuaín, non è solo merito di Dybala, è merito di tutta la squadra. Cioè è anche merito di Szczęsny, è merito di Bonucci, è merito di Pjanic, è merito di Alexandro, è merito di Bentancur. Cioè ognuno svolge la propria parte. Ecco, solo che spesso sulle copertine, sulle riviste ci finisce chi fa gol, no? Ecco, Giuseppe Leone è un giocatore che svolge una marea di lavoro sporco per la squadra, è un giocatore che è bravissimo nell'impostare l'azione, è un classico playmaker, si ispira a Pjanic e Pirlo, ed è un giocatore che ha delle movenze veramente molto interessanti. Posso dire una cosa, ragazzi, nonostante la giovane età, guardando tanto di quello che vedo all'interno della nazione, io credo che uno come Leone possa effettivamente già ambire a qualcosina di più. Adesso io non ho idea se questo ragazzo abbia già esordito nell'Under 23 o no, perché non ho trovato informazioni a riguardo sul web, né chiedendo in giro mi hanno saputo confermare con esattezza questa cosa, ma questo ragazzo mi piacerebbe vederlo un po' in Under 23. Perché? In Under 23 perché è il ponte che collega la squadra primavera alla prima squadra. Se io vedo questo ragazzo a suo agio nell'Under 23, lui fa comunque un salto di qualità, anche a livello proprio di agonismo, no? La Lega Pro è sicuramente più, diciamo, non dico più forte, okay? ma c'è più agonismo, c'è più corsa, c'è più esperienza, cioè agire a determinati livelli ti può preparare poi eventualmente ad andare in Serie A, perché state ben tranquilli che se continua così in Serie A ci finisce, perché è un buon giocatore, bravo nei passaggi corti, bravino nelle verticalizzazioni, ottimo sui calci piazzati, mi piace come si muove nel tocco della palla, non mi piace dal punto di vista difensivo, cioè difensivamente è un po' gracilino, no? Non riesce fisicamente a reggere, insomma a fare quelle fasi difensive prettamente fisiche. C'è una situazione relativa al fatto che davanti alla difesa spesso necessita dell'aiuto delle mezzale, ma è normale, anche Pjanic è così, non è che stiamo parlando di una cima, è un ruolo il suo in cui secondo me più che della fase di copertura si ha bisogno della fase di invenzione, e della fase di invenzione questo ragazzo non gli si può dire nulla, perché questo ragazzo, ragazzi, Leone è un giocatore secondo me veramente, io non ho niente da dire su di lui se non, ragazzi, quanto è bravo Leone. Cioè un giocatore veramente pazzesco sotto tutti i punti di vista, cioè riesce ad avere una dimensione dello spazio e del campo secondo me ottima per l'età che ha. Ora non so che cosa farà nella vita, se riuscirà a sfondare, se non riuscirà, diciamo, a sfondare, però io credo che sia veramente un buon talento da valorizzare. Mi piacerebbe vederlo, vi devo dire la verità, a livelli più alti, perché ho la sensazione che la squadra primavera sia un po' troppo, cioè che a un certo punto lo limiti anche un po', cioè perché se io non lo vedo bene nelle varie situazioni, cioè io voglio vedere come se la cava in altre situazioni, perché che io ogni volta lo vedo nella primavera, ok, quello è il livello, abbiamo capito che può fare bene, però vederlo poi in altre squadre, in altre situazioni, in altre, mi piacerebbe vedere in che modo reagisce agli impatti. In particolar modo ho notato che va un po' in difficoltà con il pressing, però è normale vista l'età che ha. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, cioè questo giocatore per voi è da prima squadra o no?